in compagnia di Stefano Moreo, parto dalla fine, uscire dal campo delusi per non aver vinto una partita in 35 minuti con un uomo in meno, credo la dica tutta su quello che è stato Empoli Reggiana. Sì, è un peccato perché era una partita sicuramente alla nostra portata. L'abbiamo dimostrato anche quando siamo rimasti in 10 che abbiamo fatto noi la partita. Ripeto, è un peccato, però dobbiamo ripartire da qui. Abbiamo fatto una grandissima partita. Non era facile, ma il massimo che abbiamo potuto dare l'abbiamo dato. Adesso dobbiamo cercare di recuperare le forze. Ci aspetta un'altra battaglia e vediamo poi come va. Parli di recuperare le forze, ma da metà secondo tempo, la quarta partita in poco tempo, quando forse sembravano dover venir meno, davanti pareva che fosse, non dico l'Empoli non più, ma sicuramente in parità numerica, tu, Leo, non vi siete mai fermati e le occasioni più grosse le ha avute l'Empoli. No, perché stiamo lavorando bene in allenamento e la forma fisica non ci manca. Partire ravvicinate è chiaro che spendi tante energie, ma recuperiamo sempre bene e quindi dobbiamo continuare così e non fermarci mai. La prossima tappa è Brescia, pochi giorni per prepararla, per di più in un periodo particolare. Parlavamo col mister, mettere dentro il rammarico di stasera per andare a giocarsi nel migliore dei modi. Sì, no, assolutamente, dobbiamo portare quello e portare tanta consapevolezza di quello che possiamo fare. Dobbiamo andare là cercando di fare noi la partita e portando a casa i 3 punti che ci mancano. A livello personale, come stai? Sei finalmente tornato? Insomma, ti sei ristabilito, facciamo tutti gli scongiuri del caso. Sì, no, no, adesso è la quarta partita che gioco e sto riprendendo molto bene la forma. Oggi potevo tranquillamente finirla. E sono pronto a fare tante altre partite. Anche perché ci sarà bisogno, perché non c'è tregua e nella prossima settimana giocheremo altre 3 volte. Per chiudere però un augurio di Buon Natale a tutti i tifosi, visto che siamo in questo particolare periodo per mille motivi. Sì, no, assolutamente. Auguro sia da parte mia che da tutta la squadra gli auguri di Buon Natale a tutti i tifosi che ci mancano, li vorremmo qua a tifare per noi. Speriamo che con l'anno nuovo possano ritornare qua allo stadio.